Il nuovo servizio di smart screening messo a disposizione da Poste Italiane prevede una serie di strumenti utili ad avvicinare ancora di più la pubblica amministrazione ai cittadini e ad agevolare i soggetti fragili attraverso servizi di prossimità, scelte comunicative efficaci e innovative, nonché tecnologie automatizzate per il monitoraggio dei dati e il popolamento dei database. Sulla campagna di screening, l'ASP di Trapani è assolutamente sul pezzo e proattiva. Abbiamo stipulato un accordo con Poste Italiane che consentirà di rendere ancora più celere la effettuazione di test, in particolar modo sul colon retto, ma in realtà immaginiamo e speriamo di poter allargare le iniziative che sono finalizzate all'incentivazione al ricorso agli screening. Il progetto è pensato per incentivare i controlli in autodifesa grazie all'abbattimento dei tempi di accesso, esecuzione e riconsegna del test, un esame senza uscire di casa che abbatte anche le barriere di diffidenza e pudore. Ad usufruirne saranno i cittadini nella fascia d'età compresa tra i 50 e i 59 anni residenti in provincia di Trapani. Per loro è già in corso da alcuni giorni la ricezione in cassetta della lettera col kit che spiega l'importanza della prevenzione, le istruzioni per l'autotest e successiva riconsegna del campione. Il ritiro a domicilio sarà effettuato da un portalettere di Poste Italiane, previo appuntamento attraverso il numero 02824438 94, disponibile dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Il campione sarà poi analizzato dall'ASP che nel giro di pochi giorni restituirà il referto per posta. Riteniamo che la prevenzione sia essenziale e strategica nei confronti della popolazione di riferimento affinché si possano ridurre e abbattere, in un'ottica appunto preventiva, il rischio di patologie che diversamente verrebbero, come dire, essere scoperte in un'epoca troppo avanzata per poter essere curate in maniera decisiva. E allora lo sforzo e l'auspicio che ASP Trapani compie rispetto a iniziative di questo genere, che salutiamo con grande favore e che, ripeto, intendiamo intensificare a tutti i livelli, su tutti i campi, e quello che diciamo anche la cittadinanza recepisca favorevolmente queste opportunità e si faccia carico di, come dire, una volta ricevuto a casa, comodamente a casa, il test in totale anonimato e riservatezza, provveda entro il termine di un mese da quando lo ha ricevuto a restituirlo con tutta, come dire, l'autotest e tutte le informazioni che serviranno per poter verificare lo stato di salute del singolo paziente. La campagna di prevenzione è on air e i cittadini che in questi giorni hanno ricevuto o riceveranno il kit possono già aderire richiedendo il ritiro della provetta direttamente a casa. Si raccomanda di eseguire il test entro un mese dal ricevimento della lettera di invito.